Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessandro Montano per questa edizione di lunedì 7 novembre 2022, il giorno in cui si conosce e conosciamo ufficialmente la prossima avversaria del Napoli in Champions League. Sarà l'Eintracht di Francoforte, la prossima squadra che il Napoli affronterà nella Coppa dalle grandi orecchie, ottavi di finale che si giocheranno a febbraio, praticamente un'era geologica di qui a febbraio, anche perché di mezzo c'è l'ultima settimana di campionato, c'è soprattutto un mondiale, ci sarà la ripresa anche delle ostilità, insomma è un lunedì ricco di temi, perché intanto è già vigilia, perché domani si scende nuovamente in campo, lo si farà contro l'Empoli di Paolo Zanetti, che ha fatto anche un'ottima figura nel weekend, proprio come il Napoli, battendo l'1-0 la formazione di Dionisi il Sassuolo. Napoli che invece si gode una classifica che recita addirittura un +6 sulla seconda, con i tanti big match che hanno forse fatto anche un po' il gioco del Napoli, perché ha frenato l'Inter ieri, sconfitta 2-0 meritatamente da una grande Juventus nel secondo tempo, e poi la Lazio che fa lo scherzetto alla Roma con una giocata davvero bruttissima di Bagnets, che ha regalato praticamente il vantaggio. Però zoomiamo subito sui sorteggi, poi dopo allarghiamo le analisi anche a tutti gli altri temi. Vi ricordo intanto il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, vi ricordo anche il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, dove ci avete scritto già in tantissimi e tra un po' vi leggeremo. Mirko Calemme, As, grazie mille per essere con noi. Ciao, buon pomeriggio ragazzi. Mirko, è un sorteggio che va benissimo alle italiane e va benissimo anche al Napoli, poi tra un po' leggiamo anche le parole di Spalletti che ha mandato un messaggio proprio dopo il sorteggio. Sì, è un grande sorteggio per le italiane, quasi il migliore possibile, perché è vero che l'Eintracht non è una squadra da sottovalutare, che ha fatto una grande cavalcata l'anno scorso in Europa League eliminando Betis, il Barcellona che aveva umiliato il Napoli e West Ham, però non ha più Kostic, non è più quella in parte, e poteva andarti molto peggio visto quello che era successo col PSG, che ammettiamo, insomma, chi segue il Napoli tutti hanno pensato che ricapitasse quello che si è vissuto nel 2016 con il famoso pareggio all'ultimo secondo di Real Madrid-Borussia e poi l'incrocio con i futuri campioni d'Europa. Sorride anche al resto dell'italiana, nel senso al Milan Tottenham, per carità, Tottenham favorito, ma poteva andare peggio ai rossoneri, che se la possono giocare. L'Inter ha riequilibrato un po' la sfortuna di quel girone terribile, quindi chissà, magari potrebbe essere l'anno buono per rivedere tre italiane ai quarti, e anche in questo senso c'è da pensare che PSG che becca il Bayern e Real con Liverpool sono un grande regalo per chi arriverà tra le ultime otto. Dando quindi anche un quadro completo degli ottavi, tolto Eintracht Napoli che abbiamo già raccontato, c'è Bruges Benfica, Lipsia Manchester City, PSG Bayern Monaco, Milan Tottenham e Inter Porto, come ricordava Mirko, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Real Madrid. Certo, si giocherà a febbraio, praticamente ci passa quasi una stagione intera. Il Napoli sta vivendo un momento magico, soprattutto dopo questo turno e dopo la vittoria di Bergamo. Però è facile immaginare che per una volta il Napoli arriva da favorito negli ottavi di Champions nella sua storia? Assolutamente sì. Il Napoli è favorito, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo, non bisogna nascondersi. Anche perché questo è un Napoli che ha dimostrato che quando si sente forte, più forte si sente, meglio è. Non deve nascondersi, deve sentirsi favorito in questo quarto di finale. Per me il Napoli assolutamente, è vero che si giocherà da febbraio, quindi tante cose possono cambiare, però anche rose alla mano il Napoli è molto più forte dell'Eintracht. Ho grande curiosità dal punto di vista dell'ordine pubblico, nel senso, la tifoseria dell'Eintracht ha invaso Barcellona e tutte le città del suo cammino in Europa League con migliaia di tifosi anche senza biglietti. Abbiamo visto il fenomeno del riacquisto dei biglietti degli abbonati del Barcellona che li hanno svenduti e hanno colorato metà stadio di bianco. Vediamo che succede quando saranno a Napoli, perché sì. Non immagino Maradona totalmente invaso dai tedeschi come accade a Camp Nou, ma magari in città sì.
Mirko, prima di salutarti, una parentesi anche su quello che stiamo vivendo in campionato, perché i risultati che sono arrivati dallo Stadium e dall'Olimpico un po' hanno favorito il Napoli, Roma e Inter, hanno frenato ulteriormente, che sembrava anche dovessero essere un po' le due grandi rivali per il Milan, per lo Scudetto, ci mettiamo anche la Juve. Poi queste prime 13 giornate di campionato hanno raccontato tutt'altro e stanno raccontando di un Napoli che riesce a far bene anche senza Kvicha Kvaratskhelia, che verosimilmente salterà anche la gara di domani, ma vi daremo ulteriori aggiornamenti a breve. È un Napoli che ha davvero la forza principale in un gruppo che ha un solo leader, Luciano Spalletti. Sì, diciamo che il Napoli sta facendo, lo sanno tutti, benissimo, non bene, la migliore d'Europa secondo me in questo momento, quindi ci mancherebbe altro. Però per lo Scudetto farà la differenza l'avere o non avere una rivale all'altezza, perché poi quando arrivano i momenti difficili, arrivano per tutte, avere un avversario addosso è un conto, non avercelo un altro. Rispetto agli anni scorsi sembra per ora non esserci una squadra che tiene il ritmo del Napoli come c'era stato l'anno scorso il Milan o come era 3-4 anni fa la Juventus. Dico però, ecco, che qualsiasi valutazione deve tener conto che questa è una stagione atipica a dir poco, che finirà a giugno, che la Juventus è a 10 punti, sono tanti, però recupererà a gennaio dei giocatori di un certo livello, perché Di Maria l'ha avuto solo 3 volte nel primo minuto, Pogba non l'ha mai avuto, è una ventina di gara a stagione, le gioca sempre. Vlahovic è mancato in queste ultime 2 giornate, Chiesa non c'è stato praticamente quasi mai, quindi bisogna fare attenzione a questa Juventus se fa un filotto. Il Milan comunque lì, insomma, 6 punti, con un po' di fortuna all'ultimo minuto, però aspetta, devo dire che la vittoria l'ha meritata, si conferma come giustamente deve essere un campione in carica, l'avversario più pericoloso. Però attenzione a cosa accadrà con Leao, perché io non escludo che possa succedere qualcosa di clamoroso a gennaio, attenzione, per mille ragioni di calciomercato e anche di, diciamo, pregresse, direi anche di contratto, sulla questione del rinnovo, e un Milan senza Leao perde tanto, tanto, tanto. L'abbiamo visto proprio contro il Napoli. Mirko, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro, alla prossima. A voi ragazzi, buon proseguimento. Un abbraccio al collega Mirko Calemme, corrispondente in Italia per AS. Intanto fatemi mandare un grandissimo abbraccio al nostro Pietro De Concilis, che tutto regolare, è andato tutto bene, poi chissà sa, chi non sa, non sa, ma speriamo spesso, volentieri, anzi presto e volentieri, di mandargli un abbraccio anche in diretta, lo avremo presto anche di nuovo nella nostra squadra. Un abbraccio anche a Giovanni Annunziata, che soltanto per oggi è, voi grandi fan di Giovanni, ma torna domani puntuale alle 13, quindi non vi preoccupate, solo per oggi mi hanno lasciato solo soletto, ma per buonissime e giustissime ragioni. Per quanto ci riguarda invece, c'è un messaggio al Napoli, c'è un messaggio anche in vista degli ottavi di Champions, quello di Luciano Spalletti, lo accennavamo prima, a questi livelli sono tutti abbinamenti tosti e difficili, quindi anche se evitare il PSG ci può far piacere, comunque l'Eintracht di Francoforte, la detentrice in carica dell'Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa, quindi non sarà per certo facile. Queste le parole di Luciano Spalletti, che comunque tiene alta l'attenzione in casa Napoli, e come potrebbe, dopo anche il grande risultato di Bergamo, che ha confermato una squadra che riesce a fare a meno anche di un fuoriclasse come Kvicha Kvaratskhelia. A proposito del Giorgiano, ultima ora battuta dai colleghi di Sky Sport, dovrebbe saltare al 90% anche la partita contro l'Empoli. Sta meglio, questo comunque è una notizia che può far piacere ai tifosi del Napoli, farà certamente piacere ai tifosi del Napoli, sta molto meglio, però ha saltato ulteriormente l'allenamento quest'oggi, quindi obiettivo è non forzare, recuperarlo quantomeno per l'ultima del 2022 contro l'Udinese, che si giocherà sempre al Maradona. Però attenzione anche a quello che può succedere in vista di domani, che ripeto non dovrebbe far parte della partita, come sottolineato anche da Sky, però dovrebbe quantomeno essere disponibile per l'ultima l'Udinese. Facciamo anche un po' di ordine tra i tanti messaggi che ci sono arrivati anche al nostro gruppo Facebook di Punto Nuovo Sport Show, perché in tanti avete giustamente esultato all'arrivo della notizia dell'Eintracht di Francoforte
forte, perché comunque significa tantissimo per quello che è anche un po' il morale. Abbiamo un po' superato lo scoglio dell'ansia, quello del Paris Saint Germain, sottolinea anche Michele Ciavarella, che quantomeno dice sulla carta, ma sul cuore si può sempre sperare in qualcosa, anche in meglio. Poi Cristiano Dorsi, Francoforte, dai che poteva andare peggio. E ancora Giuseppe Urciolo, che utilizza edulcoriamo, diciamo, il francesismo per dire che l'Eintracht di Francoforte in questo momento non è accostabile al Napoli. C'era chi invece era convinto uscisse il Dortmund, invece è arrivata comunque una tedesca come l'Eintracht di Francoforte, che, facendo un po' di ordine anche qui, un po' sui precedenti, dovrebbe aver giocato solo 3 partite nella propria storia, Napoli ed Eintracht di Francoforte, e il Napoli le ha perse tutti e 3 praticamente, quindi non ha precedenti favorevoli. Le ultime 2 sono della stagione 94-95 in Coppa UEFA, con un Napoli decisamente diverso da quello attuale, però con un Napoli che perse sia l'andata che il ritorno contro l'Eintracht di Francoforte. Alessandro Barbano, con direttore del Corriere dello Sport, grazie mille per essere con noi, direttore. Buongiorno a voi, buongiorno. La sento squillante, l'Eintracht di Francoforte è stato un sospiro di sollievo? Sento bene, chiedo scusa. Ripeto, la sentivo squillante. Pronto? Ci sente Pronto? Bene adesso? Forse abbiamo qualche piccolo problemino con il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, che proviamo a raggiungere nuovamente al telefono. Io vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo anche che potete raggiungerci ai nostri account Twitter ed Instagram radio.nuovo. Qualche messaggio che ci è arrivato anche dopo la partita contro l'Atalanta, perché c'è un messaggio molto interessante da parte di Gio del Core. Vincere contro tutto e tutti, recita il vecchio anatema maradoniano. Non ho mai condiviso i paragoni, i paralleli, soprattutto tra epoche diverse, ma anche quelli da stagione a stagione. Questo non accadeva prima, questo qui, questo là. Ora è bello vincere con tutto e con tutti, con la testa, con la tecnica, con i muscoli, soprattutto coinvolgendo anche gli altri calciatori e non facendo figli e figliastri, Elmas Docet. Però dovremmo ritornare al telefono, ci siamo, con il condirettore Alessandro Barbano. Direttore, grazie mille per essere con noi, le ripeto. Grazie a voi, scusatemi, non vi sentivo bene. Si figuri, ma la voce io la sentivo squillante. Ho pensato, ma allora l'Eintracht di Francoforte è un sospiro di sollievo anche per il direttore Barbano. Insomma, poteva andare peggio. Certo. Sicuramente sì. Dopodiché è chiaro che, diciamo, il Napoli si deve porre in una prospettiva per la quale non c'è un avversario che deve spaventarlo, perché ha dimostrato di poter competere con tutti, e se vogliamo anche la sconfitta di Liverpool lo dimostra ampiamente, insomma, perché è una squadra che anche quando perde, come ha perso, però ha dominato, quindi da quella sconfitta bisogna fare tesoro. Forse avere ancora più coscienza dei propri mezzi, della qualità dei propri mezzi e anche della quantità dei propri mezzi. Una squadra che ha dimostrato anche contro l'Atalanta che può fare a meno di un giocatore come Kvaratskhelia, anche se si è sentita l'assenza di Kvaratskhelia, non è che non si sia sentita, però mi pare che nessuna squadra in questo momento dimostri di avere un'attrezzatura tanto tecnica, quanto di condizione agonistica, quanto tattica. Con riferimento alla condizione, voglio segnalare che tutte le riserve che entrano diciamo in squadra, sì, penso alla prestazione di Elmas, ma non solo, si rivelano all'altezza, e questo è il vero, diciamo, forse il punto in più che il Napoli ha rispetto a tutte le altre. Punto in più però in questo momento anche Victor Osimhen, perché un gol e un assist, si sta prendendo questo Napoli. Victor Osimhen è un giocatore che vale mezza squadra, perché nessuno ha un giocatore che abbia quella caparbietà, quella capacità di volere il gol. Poi è chiaro, ci sono altri grandi giocatori, guardate il gol che ha fatto Giroud, e quel gol Giroud lo ha fatto, e Osimhen ne fa altrettanti, ma non si ferma lì, perché
diciamo, quello, il valore in più di Osimhen nell'assist sul secondo gol di Elmas, cioè il modo con cui ha difeso quella palla, ha voluto a tutti i costi superare l'avversario. Io credo che questo sia un tratto unico di questo giocatore. Direttore, prima però di arrivare anche un po' alla conclusione dei nostri ragionamenti, fa molto pensare come il Napoli sia più 6 sulla seconda che il Milan, che ieri sono arrivati due risultati che tutto sommato fanno anche abbastanza comodo a quello che è il cammino degli azzurri, perché ha frenato l'Inter, ha frenato la Roma, ma in questo momento c'è un'avversaria paragonabile al Napoli, perché Atalanta e Milan mi sembrano facciano uno sport molto simile a quello degli azzurri, tutte le altre vedo un calcio che fa un po' fatica. Al netto del ritardo incolmabile per la Juve e l'Inter, credo che, e anche della qualità, che francamente ancora io non ho visto ieri una grande Juve, anche se ha vinto, ha fatto un primo tempo veramente imbarazzante, io credo che il Milan sia ancora sia l'avversario, il vero avversario del Napoli sia il Milan, sia per qualità di gioco, per sia per qualità di uomini. È chiaro che poi il campionato è lungo, siamo ancora un terzo, nulla è detto appunto, perché però il Milan è la squadra che può sicuramente competere con questo Napoli. Dopodiché io penso che comunque il Milan non sia in questo momento a livello del Napoli, mi auguro che questo scarto permanga, perché chiaramente questo scarto è anche uno scarto di condizione atletica certo, che incide sulle prestazioni. Dopodiché penso che, come ho scritto, Bennacer sia inferiore a Lobotka, che lo stesso Leao sia inferiore a Caraspelia, e che naturalmente Cirugocchi per lui sia inferiore a Osimhen. Cioè il valore dei singoli quest'anno per il Napoli è superiore. Non basta, lo dimostrano i numeri, direttore, per salutarla e salutarci, la sosta farà bene a questo Napoli, oppure è una forzatura che ci raccontiamo per stare più sereni? Che ne sappiamo, possiamo solo pregare. Ecco. qualunque giudizio è privo è solo un auspicio, però speriamo. Direttore, è sempre un piacere averla qui a Radio Punto Nuovo. Grande abbraccio. Grande abbraccio al condirettore Corriere dello Sport, Alessandro Barbano. Allora, ci prendiamo il primo stop and go di giornata, ma quando rientriamo un po' dei vostri messaggi, soprattutto anche i sorteggi di Europa League, che praticamente stanno regalando dei playoff clamorosi. Vi dico soltanto che una di queste è Manchester United Barcellona in Europa League, attenzione, è un quarto praticamente da Champions, ma si gioca in Europa League. E poi anche l'avversario della Juventus, iniziamo a capire anche un po' come sta Kvyat Kvaratskhelia, con ulteriori aggiornamenti che abbiamo raccolto proprio negli ultimi minuti, oltre quelli già raccontati di Sky, e poi la conferenza di Paolo Zanetti che ha presentato la gara con Napoli. Tutto questo tra qualche minuto. Parte 13:24, vi ricordo sempre il 380 127 2000, vi ricordo anche il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, dove ci avete scritto anche dopo la gara contro l'Atalanta, per esempio Cristiano, dopo la partita di Bergamo, vorrei capire se per voi sia più scarso Meret o Delmas, in maniera del tutto ironica, perché in tanti avete difeso Meret e fate bene, avete fatto benissimo, perché la parata, anche un paio di parate a Bergamo, sono state davvero importanti. Ne ricordo una sul secondo tempo, in questo momento mi sfugge se su Zapata o se su Lookman. Il rigore praticamente non aveva nessuna colpa, perché Lookman, tra altre cose, ha fatto una partita davvero straordinaria, forse una delle poche dove Kim, non dico è sembrato in difficoltà, ma è sembrato meno dominante, meno prepotente in senso positivo rispetto alle ultime partite. L'ha sofferto molto, ma una rapidità, ha preso anche un po' la scena
la copertina dei nuovi acquisti dopo l'assenza di Kvaratskhelia, però calciatore davvero impressionante, e adesso è anche comprensibile per chi magari non aveva seguito l'Atalanta prima della gara contro il Napoli sul perché questo ragazzo sia subentrato nella gara, la prima a Genova contro la Sampdoria, e poi praticamente non è più uscito dal campo. Allora, ha parlato Paolo Zanetti in conferenza stampa, ha presentato ovviamente la gara tra il Suempoli e mi segnala Pietro De Concilis, che intanto ci sta seguendo, che la parata era prima su Højlund, vero, quella nel primo tempo di piede, e poi su Mele, che quella lì a mano aperta che ricordavo nel secondo tempo, quindi due parate veramente importanti da parte di Meret, che dopo anche qualche critica un po' ingiusta arrivatagli ad Anfield dopo la gara di Anfield si sta riprendendo, non che ci siano dubbi, anche un po' di serenità, un po' di fiducia da parte degli ultimi scettici. Sul Napoli, con che atteggiamento volete andare a affrontare la gara del Maradona? Il tecnico dei toscani è stato molto chiaro, l'atteggiamento è quello di far di tutto per portare a casa dei punti importanti. Noi siamo coscienti della forza del Napoli, della nostra, ma sappiamo che loro sono una squadra meravigliosa e tra le prime tre sono tra i primi tre in Europa in questo momento. Non dobbiamo certo non essere già proiettati poi alla gara di venerdì, ovvero quella successiva al Napoli, che sarà molto delicata per il campionato dell'Empoli, ma le scelte le farò in maniera libera, senza pensare troppo a quello che verrà dopo. Poi sulla sconfitta presa in casa con in casa della Juventus abbiamo parlato che non vogliamo fare più figure di un certo tipo, dobbiamo mettere in campo un atteggiamento diverso. A Napoli andremo per complicare la vita agli uomini di Spalletti. Il Napoli è una squadra che è imposta con due giocatori più uno, poi spiega su come arginare anche la costruzione del Napoli, cosa che a tratti è riuscita molto bene all'Atalanta, perché se c'è un punto dove il Napoli ha sofferto un po' contro la formazione di Gasperini e proprio nel secondo tempo, anche a tratti prima della rete poi di Osimhen, che ha sbloccato anche un po' mentalmente il Napoli, è stato molto brava l'Atalanta a soffocare le fonti di gioco degli azzurri, però poi anche gli episodi, per esempio è stato fondamentale pareggiare subito con Osimhen, anche mentalmente ti ha rimesso subito in partita, ti ha rimesso subito con la barra dritta. Un plauso anche ad Elmas, che ha giocato una partita veramente preziosa, soprattutto a affari spenti, ha fatto un gran lavoro oscuro anche in fase di non possesso, ma poi ha giocato sempre bene il pallone, non ha mai perso palle semplici, quindi davvero molto molto bravo Elmas, che ha dimostrato di potersi prendere una piccola fetta di questo Napoli, perché lì sulla sinistra è difficile in questo momento mettere fuori uno come Kvaratskhelia, l'ha detto anche Spalletti nella conferenza stampa post partita, che a volte è difficile fare delle scelte proprio perché si sa che ci sono dei giocatori che si stanno allenando bene, che stanno performando bene, che potrebbero fare anche di più, però poi come fai a togliere dal campo calciatori come Lobotka, come Di Lorenzo, ci metto anche Kvaratskhelia come detto prima, quindi è normale, sono incastri che però quando poi succedono episodi che del genere come l'infortunio del Giorgiano, poi tocca agli altri farsi trovare pronti, perché adesso contro l'Empoli, e vi possiamo confermare che al 99,9% Kvaratskhelia non sarà tra i convocati, anche qui sarà una chance importante non solo per Elmas di riprendersi un po' di spazio in questa squadra, ma anche per Raspadori, che magari a Bergamo si aspettava, tutti quanti ci aspettavamo un Raspadori titolare al Gewiss Stadium, invece ha giocato il Macedone, ha giocato Elmas, ha fatto la sua partita, ha segnato anche un gol pesantissimo, però non è detto adesso che tornerà ad essere titolare, perché magari nelle rotazioni si gioca una volta ogni tre giorni, Raspadori magari ha anche caratteristiche un po' più offensive in una gara in cui devi difendere un po' di meno contro l'Empoli, quindi non è detto magari che, oppure già solo un po' di rotazione, perché Osimhen in questo momento è difficile toglierlo dal campo, e quindi Raspadori sai che a partita in corso non lo puoi far entrare, perché magari entra uno come Simeone, che è stato escluso a proposito dalla prelista dei convocati dell'Argentina, però attenzione anche a questi incastri di formazione che poi vi racconteremo soprattutto nella giornata di domani, quando andremo anche a capire le ultime di formazione. Ricordo anche gli orari, visto che siamo praticamente già in giornata di vigilia per la 14ª giornata di Serie A, che domani il Napoli gioca alle 18:30, orario infame di martedì alle 18:30, però si va in campo già nel pomeriggio al Maradona. Poi la sera ci sarà Cremonese-Milan, che è una gara che anche qui il Napoli seguirà
con grande interesse, con Spezia Udinese che verrà giocata sempre di pomeriggio, sempre alle 18:30 nella giornata di domani. C'entra poco con il Napoli, però prima mandavamo un abbraccio a nostro Pietro De Concilis, ma mandiamo un abbraccio più o meno per la stessa tematica anche a Sensi del Monza, che ha vissuto un infortunio pesantissimo, davvero pesantissimo contro il Verona, anche perché il Monza, che è sostanzialmente un po' avversaria della Salernitana nella corsa a questa salvezza tranquilla, perde dopo Pablo Marì per i fatti di cronaca anche che abbiamo raccontato nelle ultime settimane, perde anche Sensi per un infortunio molto grave alla caviglia, c'è la frattura scomposta, davvero ieri scene molto pesanti al U-Power Stadium nel Brianzolo, con lo stesso Paladino che poi si è detto contento a metà per la gara pesante contro il Verona. Però quando si vede un infortunio del genere, ma già solo basta aver fatto un minuto in una partita scrausa di calcetto nella propria vita per empatizzare con situazioni del genere, ma già solo basta semplicemente essere appassionati, anche guardare giusto anche un po' di calcio per capire che infortuni del genere sono infortuni pesantissimi. Mandiamo un grande in bocca al lupo a Sensi, che è stato molto sfortunato anche negli ultimi anni. Allora, voltiamo pagina, il Napoli poi ci torniamo dalle 14 con i tanti ospiti in vista della gara contro l'Empoli, anche se una domandina al direttore di cronaca di Salerno, Tommaso D'Angelo, sugli azzurri me la riserverei. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Napoli che pesca l'Eintracht di Francoforte con le altre due italiane, Milan ed Inter, che rispettivamente pescano Tottenham e Porto. Per una buona volta è venuta bene alle italiane questo sorteggio? Beh, un po' meno al Milan, perché il Tottenham non è squadra da sottovalutare, per la verità, però poteva andare molto peggio, questo sicuramente. Diciamo che in teoria 2 su 3 potrebbero farcelo tranquillamente, insomma la terza è tutta da giocare. Milan soffre un po' le squadre inglesi. Questo è vero, contro le inglesi ha fatto molta difficoltà, anche contro il Chelsea, già solo per l'evidente differenza tecnica tra le due squadre. Venendo alla Salernitana, il pari con la Cremonese è un pari decisamente amaro, anche per l'episodio finale del doppio rigore parato da Sepe, ma poi della ribattuta vincente, del tap-in vincente di Ciofani. Però torniamo sempre qui e rischiamo quasi di essere ripetitivi. Però direttore, quando la Salernitana si trova a dover recitare il ruolo della favorita, non è sempre detto che poi vada benissimo. Vittoria sofferta contro il Verona, vittoria sofferta contro lo Spezia e pareggio amarissimo contro la Cremonese. Ma diciamo che è un'altra occasione sciupata, ma forse va bene così. La Salernitana era reduce dalla brillante vittoria contro la Lazio, come fu reduce dalla brillante prestazione contro la Juventus. Il dopo Juventus andò malissimo, il dopo Lazio si rischiava qualcosa, perché come vi dico sempre, la Cremonese ha un'organizzazione di gioco molto molto buona. Certo, a 2 minuti dalla fine avevi in mano la partita nonostante tutto, e quindi sono riapparsi vecchi fantasmi. La Salernitana spesso ha preso gol nel finale, ha sciupato quanto costruito nell'arco della gara. Poi sul doppio rigore, sai com'è, gli arbitri in questa settimana ne hanno combinate. Cioè, più si va avanti peggio è. Io credo che il VAR stia diventando una palla al piede per gli arbitraggi. Doveva essere una soluzione per migliorare le prestazioni degli arbitri, qualche volta ci riescono, la maggior parte delle volte insomma contribuiscono a rendere complicato il gioco più bello, più semplice del mondo, che è quello del calcio. Beh, abbiamo visto anche ieri in Juventus-Inter con il colpo di mano da parte di Danilo. È vero, non si può per termini di regolamento deviare il pallone in porta con il tocco di un arto non concesso, e quindi in questo caso delle braccia o addirittura della mano. Però ieri De Vrij gli tiene praticamente bloccato il braccio sotto il proprio, quindi è quasi impossibile poi stabilire determinate dinamiche. In certi casi il VAR, secondo lei, confonde più che aiuta? Sì, confonde, perché altrimenti avrebbe dovuto dare rigore, perché effettivamente il difensore interista blocca a mano di Danilo, cioè lui non era più, come dire, nella facoltà di poter muovere il braccio oppure no. L'arbitro ovviamente si è attenuto poi al richiamo del VAR, a quella che è la regola per cui se lo tocchi con la mano, volontario o volontario, il gol va annullato.
però c'era, come dire, una circostanza diversa rispetto al solito, che era il blocco dell'abbraccio da parte del difensore, uno di quei casi limiti, ma su cui ovviamente bisogna agire con buon senso, che il regolamento a volte va applicato anche con il buon senso, cosa che non è stata fatta sicuramente ieri a Torino. Per me il gol era buono. Gol era buono quello di Danilo, per dinamica, ripeto, era buono, poi c'è anche la questione del regolamento che confonde un po' le situazioni. Adesso si va a Firenze per la Salernitana, è una trasferta che magari può essere più nelle corde della formazione di Nicola, che abbiamo visto quest'anno sorprendere un po' su tutti i campi, forse soltanto a Milano contro l'Inter ha tenuto tra virgolette meno fede a questa nuova fama un po' di guasta grandi della formazione granata, però contro la Fiorentina, contro una squadra che gioca molto a viso aperto, che è vero si sta un po' concretizzando nel proprio modo di giocare al calcio, però comunque resta una formazione molto che concede, che si apre, che si scopre, forse è una gara un po' più nelle corde di Nicola, secondo lei? Beh, è una partita trappola sicuramente, perché la Fiorentina è una buona squadra, diciamo la verità, gioca anche un buon calcio, si sta riprendendo da una fase certamente negativa, però è una squadra che concede anche molto, quindi diciamo la Salernitana deve far solo quello che è stato poi il secondo tempo della trasferta di Roma, cioè grande aggressività e aggressività negli spazi vuoti. Inevitabilmente la Fiorentina lascia gli avversari, sarà credo questo il tema tattico della partita. È una gara difficile perché, ripeto, la Fiorentina è una buona squadra, però la Salernitana adesso deve recuperare qualcosa che ha perso in campo contro la Cremonese, poi andrà anche a Monza, quindi sono due partite in cui bisogna assolutamente muovere la classifica, sempre in un'ottica, voglio dire, di una salvezza tranquilla senza patemi d'anima. A gennaio comincerà, come dicono tutti, un altro campionato. Io non capisco perché debba iniziare un altro campionato, ci sarà una sosta lunga, permetterà di recuperare infortunati, di migliorare la preparazione atletica delle squadre, quindi tutto sommato non è che vanno i lavori forzati, quindi io non capisco perché a gennaio dovrebbe succedere. Io ormai i valori credo che siano cristallizzati fondamentalmente, a meno che i crolli clamorosi, credo che il campionato abbia una sua strada ben definita. Anche perché poi la classifica comunque recita di una Salernitana al nono posto, quindi nella top ten di questo campionato, a pari punti con il Torino decimo, addirittura arriva alla gara contro la Fiorentina a Firenze con un punto sopra la formazione di Vincenzo Italiano e con parecchi punti, 11 dalla zona calda, in questo momento occupata da Cremonese, Sampdoria e Verona, che le chiedo, sono le tre squadre che rischiano di più, perché Lecce e Spezia quantomeno stanno mostrando qualcosina anche dal punto di vista dei risultati, e mi sembra che Monza ed Empoli stiano iniziando un po' a scavalcare il solco dalle ultime cinque, a scavare il solco dalle ultime cinque. Ma questo dipenderà molto dal mercato di gennaio, perché la Sampdoria è partita male, ma al di là dei demeriti di Giampaolo è una formazione costruita anche maluccio per la verità e si è visto subito. Però il Bologna insegna qualcosa, cioè il Bologna col cambio dell'allenatore ha dimostrato che evidentemente qualche valore che prima non era espresso al 100% sta venendo fuori. Sperone aveva impressionato, come dire, nella partita col Milan all'esordio di Bocchetti sulla banchina, poi pian piano è andato scemando. Questo però ci dà anche un'altra chiave di lettura, cioè quel Milan in grande difficoltà col Verona, con lo Spezia, con lo stesso Empoli, partite vinte proprio negli ultimi minuti eccetera, si fanno anche un po' da tornasole per quanto riguarda anche la lotta per lo scudetto. Squadre che il Napoli ha praticamente strapazzato, il Milan si ha vinto ma insomma con più di una difficoltà, e effettivamente al momento appaiono le maggiori indiziate, a meno che a gennaio poi ovviamente non ci sia, ecco, questo sì potrebbe cambiare qualcosa, se gennaio potrebbe dare a queste squadre dei rinforzi importanti, un po' come è successo alla Salernitana lo scorso anno, però il distacco comincia a farsi
veramente importante. Per salutarci, direttore, un'analisi un po' più approfondita anche sull'altra campana, il Napoli, che in questo momento è ovviamente capolista, Napoli-Empoli e poi Napoli-Udinese. Per la Salernitana invece gli ultimi due appuntamenti saranno appunto la trasferta di Firenze e poi quella ancora più importante del U-Power Stadium contro il Monza, che è molto sfortunato, sta perdendo tanti tasselli importanti, non è certo una bella notizia per Palladino. Due partite che possono dire cosa per Napoli? Ma io credo che Napoli abbia vinto, abbia vinto la partita scudetto non battendo l'Atalanta ma vincendo in casa contro il Sassuolo, praticamente si è scrollato di dosso quello che lo scorso anno in qualche modo ne ha bloccato il cammino finale fino allo scudetto. E adesso il calendario dà ancora la grande possibilità a Napoli, proprio perché è entrato nella mentalità piccola, perché con Napoli con le grandi è sempre fatto bene, il suo problema era poi vincere con le piccole. Invece quest'anno, tranne l'1-1 con il Lecce, poi ha dimostrato di aver capito la lezione, e quindi o grandi o piccole non fa differenze. L'Empoli è una buona squadra, ma è chiaro che c'è un mare di differenza con il Napoli. Napoli quindi, l'Udinese è un po' in calo, sì. È decisamente, non è l'Udinese, diciamo, delle meraviglie delle prime giornate, dove per la verità si è fatto bene anche col Milan, perdendo un po' stranamente. Però non vince da più di un mese dopo il... Non vince da parecchio. Ha perso in Coppa Italia con il Monza, sì. È decisamente in calo. Quindi per il Napoli la possibilità di andare in classifica. Mi pare un po' più complicato il cammino della Salernitana, perché va a Firenze e poi il Monza in casa con Palladino fondamentalmente ha fatto sempre bene. Però una gara alla volta, adesso c'è da affrontare la Fiorentina, che ha vinto a Genova contro la Sampdoria. Non una grande impresa, visto la classifica, il momento dei Liguri, però è sicuramente una vittoria che ha dato morale alla formazione italiana. Direttore, come sempre, grazie mille per essere stato con noi a Radio Punto. Grazie a voi. Buon pomeriggio. Un abbraccio al direttore di Cronaca di Salerno, Tommaso D'Angelo. Tra 40 secondi invece voltiamo pagina su un'altra campana, quella della Serie B, il Benevento, che è reduce da un pari molto scomodo contro il Bari, perché è un risultato che fa sorridere a metà, ma vi spieghiamo tutto tra 40 secondi. Perché l'1-1 contro il Bari ha dimostrato qualche segnale positivo per la formazione di Cannavaro, seppur comunque si è fatta nuovamente rimontare e ancora manchi una vittoria sulla panchina della Strega per l'ex campione del mondo. Però comunque fermare una formazione in grandissima salute come quella di Mignani, che staziona lì al quarto posto a 20 punti, è comunque una buona notizia per la formazione sannita, che però sorride a metà non solo per la posizione propria di classifica al 17° posto, praticamente in zona play-out a 11 punti sopra soltanto a Cosenza, anzi in realtà Cosenza a pari punti, Venezia e Perugia, ma anche perché l'espulsione arrivata nel finale di Pastina complica ulteriormente le scelte di formazione di Cannavaro, che venerdì, il prossimo weekend, pardon, affronterà l'amico De Rossi, neo allenatore della SPAL, proprio al Mazza di Ferrara. Sarà ovviamente un incrocio complicato, che però può dimostrare ancora ulteriori segnali positivi. È un po' questa la grande domanda. Domenico Passaro, Lab TV, grazie mille. Salve, buon pomeriggio, un saluto a tutti voi, a tutti i radioascoltatori. È una domanda assolutamente lecita, perché ovviamente parliamo di un Fabio Cannavaro che può sorridere soltanto a metà, ma che può sorridere soltanto a metà un po' come tutto l'ambiente giallorosso, perché è chiaro che l'allenatore del Benevento è ancora a caccia della sua prima vittoria nella gestione, ma soprattutto reduce comunque da una situazione che ha ereditato, che si è maledettamente complicata rispetto a quelli che erano i piani iniziali di Cannavaro, ma soprattutto quelli della società, perché era un Benevento che aveva pianificato questa stagione certamente come un campionato di transizione, per così dire, tra un vecchio progetto, diciamo, basato comunque sulla retrocessione, e quello comunque di una ricostruzione a partire dal basso, a partire soprattutto dai giovani, un progetto che poi è cambiato work in progress e che inevitabilmente ha portato poi anche a degli incidenti di percorso. I più grandi sono stati ovviamente quello dei reiterati infortuni, se ne sono contati ad un certo punto circa 12 addirittura nell'infermeria,
Adesso naturalmente un Benevento che non può far altro che navigare a vista partita dopo partita, con pista ovviamente sulla prossima sosta che permetterà se non altro di recuperare qualche calciatore. Ci sono stati degli scossoni che non sono stati solo quelli dello staff tecnico, bensì anche di quello medico, ulteriore segnale che comunque qualcosa non ha funzionato da questo punto di vista. È chiaro che a questo Benevento manca soprattutto la vittoria, perché con un pizzico di fortuna in più magari potevi agguantare i 3 punti contro il Bari, naturalmente questo ti avrebbe permesso di scrollarti di dosso soprattutto un po' le negatività di questo primo terzo di stagione, perché ormai ci siamo quasi, che assolutamente è al di sotto delle aspettative rispetto ai piani iniziali. Quanto fa paura quel quart'ultimo posto e anche un po' la convinzione che questa squadra debba trasformarsi in vista delle prossime settimane, non più una squadra che lotta per l'ambizione playoff? Poi per carità, la B ci ha insegnato che nulla è impossibile, se pensiamo già solo a qualche anno fa, l'Ascoli prima dell'arrivo di Sottil versava in condizioni pietose in classifica e poi addirittura ebbe un cammino che ha gettato poi le basi per i playoff dello scorso anno. Però il Benevento adesso deve un attimo fare anche un esame di coscienza, un esame anche di quello che può effettivamente raggiungere e trasformarsi in una squadra che gioca per la salvezza. Questo forse è lo step più difficile. È questo il grande dilemma, è il grande dilemma che in realtà dobbiamo anche considerare, ovviamente contestualizzata quella che è la Serie B, perché se è vero che la Serie Cadetta ci porta a degli esempi come giustamente tu hai citato, è anche vero che ci porta anche all'estremo opposto, vale a dire di squadre che certamente, il Crotone l'anno scorso, che certamente erano state costruite per altro e che poi una volta che vengono assorbite dalle sabbie mobili della classifica fanno per costituzione poi difficoltà ad uscirne, perché questa chiaramente era una squadra che nella sua assemblaggio diciamo che inizialmente aveva tutt'altra idea, nessuno mai aveva parlato di salvezza come obiettivo minimo, nessuno mai, bisogna anche dire al dono del vero, aveva palesato degli obiettivi, solo il presidente Ligorito insomma nel corso dell'estate aveva parlato di un campionato dignitoso dopo un po' lo scossone che ci fu per via della sua mezza provocazione, insomma un po' delle dimensioni quasi a ridimensionare comunque quelle che potevano essere le ambizioni di una piazza che comunque negli ultimi periodi aveva destinato calcio importanti, ambizioni importanti, comunque le due promozioni in 3 anni, il campionato dei record con Inzaghi. È anche vero che questa è una squadra che per stesso ingaggi, comunque per blasone, per giocatori nel parco comunque della rosa, aveva nelle corde certamente tutt'altre ambizioni, e adesso tirarsene fuori, complicato ovviamente dalle varie vicissitudini, dagli infortuni, da tutti gli incidenti di percorso che vogliamo, potrebbe essere difficile. Cannavaro a questo, devo esservi sincero, risponde sempre con un sorriso che è rassicurante per la piazza. Io però nei numeri in questo momento francamente sono abbastanza preoccupato. Certo. È chiaro che adesso la sosta andrà a tracciare una linea demarcatoria importante, perché permetterà certamente a Cannavaro di lavorare con la squadra, di recuperare qualche infortunato e quindi magari di poter costruire una nuova parte di stagione su dei nuovi presupposti, certamente più vicini alle idee di calcio di Cannavaro e soprattutto con qualche giocatore in più. Diciamo che sarà la prova del 9. La ripresa della sosta fino poi alla sosta invernale sarà la prova del 9 per questo Benevento, che adesso inevitabilmente deve porsi come obiettivo minimo quello della salvezza, ma considerati i costi, considerati i giocatori che fanno parte di questa rosa, bisogna dire che se il Benevento dovesse raggiungere soltanto la sosta sarebbe un campionato al di sotto delle aspettative e su questo non ci piove, ma se addirittura dovesse andare ancora più sotto potrebbe a questo punto essere fallimentare. Domenico, sono tanti i tifosi che anche nel corso della settimana, tifosi del Benevento, ci chiedono anche un po' di guardare ai lati positivi, ove mai ce ne fossero in questa squadra, in questo periodo e anche in questa gestione Cannavaro. Dopo la gara col Bari, quali sono secondo te le 3 cose positive che devono far essere ottimisti i tifosi del Benevento e che vanno sottolineate in vista della SPAL? L'esperienza di Cannavaro sicuramente, che ha fatto un passo indietro, nel senso che si è presentato come allenatore che non aveva la bacchetta magica, su questo non ci piove, ma come un allenatore diciamo dalle idee abbastanza radicate che voleva in qualche modo trasmettere alla squadra. Questo nelle prime partite si è visto, e si è visto una mancanza però di assorbimento da parte di questa squadra per caratteristiche rispetto a quelle che erano le idee di calcio dell'allenatore. Fortunatamente devo dire che Cannavaro ha fatto un passo indietro, piano piano ha rimodellato
anche un po' l'assetto tattico, che partiva sempre da una difesa a tre, lontana dalle idee di Cannavaro, ma atta soprattutto ad assicurare compattezza ad una squadra che in quel momento non ne aveva. Piano piano insomma ha cominciato a conoscere anche i giocatori e in questo momento ha disegnato l'abito di questo allenamento, certamente lontano dalle sue idee, ma in questo momento più congeniale per il momento e per i giocatori che ha a disposizione. Quindi il primo passo è certamente una maturazione rapida da questo punto di vista, diciamo, di Cannavaro, che comunque deve avere la possibilità di approcciarsi ad un calcio che ovviamente conosce benissimo per esperienza da calciatore, ma lontano comunque dalle esperienze che aveva effettuato, perché Cannavaro, per quanto possa dire che aveva visto in video la Serie B, gli avversari, il Benevento, è chiaro che quando poi vai sul campo c'è un'enorme distanza tra la teoria e la pratica. La squadra sta rispondendo bene da un punto di vista dell'atteggiamento e mentale, secondo me è un atteggiamento che è cominciato dopo il ritiro in Abruzzo, già nella scorsa partita contro il Pisa, e che ha fatto vedere comunque qualche passo in avanti anche contro il Bari, una partita che con un briciolo di fortuna in più, senza quell'episodio del rigore, magari riusciti a portare anche a casa. Il terzo aspetto positivo secondo me sta comunque nella società, perché è chiaro che Cannavaro in questo momento ha avuto carta bianca per la rivoluzione dello staff medico, ha avuto carta bianca per fare delle richieste sul mercato, e siamo certi che comunque la società comunque non si tirerà indietro a gennaio anche per una pseudo rivoluzione. Chiaro è che molto dipenderà dalla posizione anche in classifica che andrai a ricoprire, perché è vero che il Benevento ha nelle potenzialità la possibilità di fare un mercato importante, ma è anche vero che poi devi andarti a scontrare con le volontà dei giocatori, e lo sappiamo benissimo, gennaio è soprattutto quel mercato dove i giocatori scendono dalla Serie A, ma per farlo devono abbracciare un progetto importante, e certamente potrà essere più allettante un campionato da vincere per una squadra che sta concorrendo almeno per i playoff, piuttosto per una che invece sta lottando per non retrocedere. Domenico, grazie mille per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Grazie a voi e buon proseguimento. Alla prossima con Domenico Passaro di Lab TV. Dovremmo essere pronti con il nostro Dino Manganiello. Dino, eccomi qua, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno, ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori. Ribadendo anche il nostro abbraccio comune a Pietro De Concilis, che ritroveremo comunque tra qualche giorno. È stata una giornata nel girone C, la dodicesima, molto interessante per le campane, che però non è ancora completa, con il piatto forte poi di questa sera tra Foggia ed Avellino. Prima di spostarci però sui lupi, anche sulle anticipazioni del pomeriggio da supereroi, ricapitolo: lo 0-1 tra Giuliano e Juve Stabia, quello che è stato il passo falso della Gelbison in casa della corazzata Pescara per 2-1, e poi il pari tra Turris e Latina per 2-2. Tre partite che ci dicono cosa, Dino? Ma ci dicono, parto proprio dall'ultima, ci dicono che la Turris, che tra l'altro è l'unica squadra, insieme all'Avellino ovviamente, ma sappiamo bene che la partenza d'handicap dei biancoverdi ha portato a questo tipo di classifica, la Turris, a parte l'Avellino, è l'unica squadra campana che è uscita fuori dal lotto della zona playoff, e lo fa in pratica per un ennesimo pareggio interno, ma soprattutto che conferma che questa squadra prende sempre troppi gol. Tra l'altro pareggio acciuffato proprio per le orecchie, perché è arrivato al 97esimo, tra l'altro anche polemiche da parte del Latina proprio per il recupero monstro concesso dal direttore di gara. Invece chiaramente non è che ci si potesse aspettare che facesse granché di più la Gelbison all'Adriatico contro il Pescara, sostanzialmente una sconfitta onorevole se vogliamo, anche se il gol di Chiere Matenghi è arrivato in pratica anche lì nei minuti di recupero, con la squadra abruzzese che l'ha messa sul velluto già nel corso del primo tempo se vogliamo. Comunque Gelbison che resta nonostante questa sconfitta in zona playoff, con la Juve Stabia invece che grazie a un'autorete al 15esimo l'ha portata a casa questo derby contro il Giuliano, che si è giocato ieri pomeriggio al Partenio Lombardi come di consueto, e si è ripresa un po', è arrivata in posizioni di classifica interessanti, perché chiaramente queste squadre campane, a parte la crisi della Turris e il crisone dell'Avellino di cui conosciamo vita, morte e miracoli, chiaramente si stanno comunque comportando bene, con Juve Stabia e Giuliano che sono adesso appaiate a quota 17 punti sul sesto gradino, che non è poco, e pensate che un punto più avanti c'è la coppia Monopoli e Latina, che è sostanzialmente quella a ridosso, per modo di dire, stanno a 10 punti dal Crotone terzo, sì. E comunque sia è quella la quarta posizione, una quarta posizione che a dire il vero noi qui dal pomeriggio da supereroi stiamo dicendo che potrebbe ingolosire anche l'Avellino, un po' perché le squadre lì davanti, con tutta la buona volontà, non è che siano squadre
più attrezzate dell'Avellino, per capirci, con tutto il rispetto possibile per Monopoli, Latina e anche le squadre campane, Monterosi e quant'altro. Fatto sta che quei 18 punti e quel quarto posto in classifica in questo momento è lontano 6 punti dall'Avellino, che ne ha 12 in classifica, però sostanzialmente si stanno anche frenando, sono 2-3 giornate che frenano lì davanti, che non fanno l'allungo sul quarto posto. Risultati positivi in questa ottica, anche se vogliamo, nella giornata di ieri, numero 12 di campionato, e quindi sostanzialmente un Avellino che può ancora puntare plausibilmente a quel risultato. Per farlo ovviamente deve fare, è partita con l'handicap, e quindi bisogna entrare nella forma mentis, che questa squadra non può più sbagliare, e a maggior ragione non può sbagliare stasera nel posticipo della 12ª giornata, perché si gioca a Foggia, la squadra che insieme all'Avellino è stato il maggiore flop dell'inizio della stagione. E io immagino, abbiamo avuto anche sentore ascoltando insomma gli ospiti nel corso della settimana, il sentore è quello che anche il Foggia, come l'Avellino, punta a quel quarto posto. Quindi anche in quest'ottica qui, se vogliamo, è una partita importante. Si gioca alle 20:30 allo Zaccheria, ci saranno 300 tifosi biancoverdi, un po' come gli spartani alle Termopili, per capirci. E chiaramente sullo sfondo, fino a un certo punto, ma è sullo sfondo perché stasera c'è la partita, chiaramente è stato un tema che abbiamo dibattuto ampiamente già nella giornata, nella puntata di sabato, c'è la vicenda d'Agostino, c'è qualche novità, c'è da ricapitolare e spiegare un po' di cose. Allora ci faremo carico anche di questo. Magari senza voler spoilerare proprio tutto, ricordiamo che l'Avellino arriva a questa partita senza Iglianes, che è squalificato, non sono della partita Marcone, Zanandrea, Di Gaudio e Michioschi infortunati, non è al meglio Jacopo Murano. Dovrebbe comunque partire Massimo Rastelli con un 4-3-3, con in realtà un ballottaggio dietro tra Rizzo e Ricciardi, un ballottaggio in mezzo tra Matera e Franco, e davanti questo tridente, visto che l'Avellino ha tantissimi esterni di ruolo e alcuni stanno rientrando alla grande, altri sono sorprese piacevoli, segnatamente quella di Russo, si è giocato l'ultima partita di Coppa Italia con il centravanti di manovra, buone risposte da parte anche di per quanto riguarda l'attacco in zona centrale, Murano potrebbe essere, insomma, lì davanti il problema è che si va un po', si brancola un po' nel buio, allora si va un po' a tentoni, però è chiaro che mancano poche ore, noi cercheremo di ricapitolare la situazione. Poi chiaramente ricordiamo, dalle 20 ci sarà per gli amici di Avellino e anche in streaming ovviamente il prepartite, alle 20:30 il fischio d'inizio, che racconteremo la partita dalle 20:30 in diretta qui su Radio.Nuovo. Allora, io ho preso appunti, l'hanno fatto anche tutti i tifosi, gli appassionati delle vicende biancoverdi e non solo. Dino, grazie mille e buon lavoro per il pomeriggio da supereroi. Grazie, buon proseguimento, a dopo. Un abbraccio a Dino Manganiello, che ritroverete tra qualche minuto per lo speciale biancoverde di Radio.Nuovo, il pomeriggio da supereroi. Per quanto ci riguarda invece andiamo avanti con lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, perché ancora zoomeremo sul sorteggio contro l'Eintracht di Francoforte, ma soprattutto inizieremo a vivere anche un po' la vigilia di questo Napoli-Empoli, ancora con tanti ospiti, con tanti doppi ex, con tanti amici che torneranno a trovarci al telefono tra poco. Speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, che parte quando sono le 14:02, con voi sempre Alessandro Montano, e vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, anche il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, che vede sempre tanti protagonisti, tra questi anche Pasquale Esposito, che ci scrive: vincere una partita come quella di Bergamo contro una squadra così ostica, che è tornata alla vecchia impostazione giocando uomo contro uomo, non ci ha mai dato un attimo di respiro, è un segnale inequivocabile al campionato. Grande difesa con Kim, monumentale in attacco, Osimhen è stato devastante, bravi tutti, ennesima conferma che quest'anno, a parte le qualità tecniche dei nuovi, abbiamo fisicità e cazzimma, una parola che spesso e volentieri viene sottolineata quando si parla di questo nuovo Napoli, caratteristiche che non c'erano negli anni scorsi e che ora stanno diventando fondamentali. Con questa squadra si può sognare, unica nota, mi sarei aspettato Østergaard nel finale con tutte quelle palle alte che arrivavano, ma naturalmente ha avuto ragioni Spalletti, forza Napoli sempre. Questo è il messaggio di Pasquale, ne aspettiamo tanti altri, non solo al nostro gruppo ma anche al nostro numero di telefono, che ricordo ulteriormente 380 127 2000. Io vi dovevo però nella prima ora, e mi sono dimenticato, parlando di Salernitana, Benevento,
di Napoli, ovvero degli spareggi dei playoff di Europa League, perché a Nyon c'è stato anche il sorteggio per quelle che saranno le gare del 16 e del 23 febbraio del prossimo anno. Per le italiane non è andata benissimissimo, la Juve ha preso il Nantes che tutto sommato è un buon sorteggio, la Roma ha pescato il Salisburgo che è reduce dal gruppo del Milan, e contro il Milan ha dimostrato di essere sì una squadra abbordabile, ma a patto che giochi come gioca il Milan. La Roma vista anche ieri nel derby, con poi Mourinho che ha fatto un po' il suo solito show nel post partita a DAZN, è una Roma che potrebbe avere qualche difficoltà. Poi c'è Barcellona United che sembra, ripeto, un ottavo di Champions più che uno spareggio, un playoff Europa League. Napoli che l'anno scorso pescò il Barcellona e quest'anno pesca lo United. Mister Carmine Esposito, buongiorno, grazie mille per essere con noi. Buongiorno, è sempre un piacere. Mister, è sempre un piacere parlare con lei di Napoli, però nella settimana, anzi nella vigilia di Napoli-Empoli, impossibile non chiacchierare con lei. Una partita che non è mai banale, perché ci sono tanti punti di contatto nella storia, storicamente, tra queste due squadre, non solo i tanti calciatori che hanno vestito le due maglie, il rapporto tra il presidente De Laurentiis e il presidente Corsi, basti vedere chi c'è in panchina per il Napoli. Ma sicuramente non sarà una partita facile, perché comunque l'Empoli in questi ultimi anni ha sempre dato del filo da torcere, è sempre stata una di quelle squadre che ha messo in difficoltà soprattutto a San Paolo, all'attuale Maradona, ha sempre messo in difficoltà tra virgolette il Napoli, ha sempre fatto la sua onesta partita. Però io penso che quest'anno il Napoli non debba preoccuparsi di nessuno. Io guardavo stamattina, comunque Napoli ha vinto a Roma con le due romane, ha vinto a Bergamo con il Milan, il Napoli non deve aver paura di queste partite, con tutto il rispetto per l'Empoli. Tutto il rispetto che comunque va dato a una formazione che sta muovendo i primi passi con la nuova gestione di Paolo Zanetti, che sta iniziando a scavare anche un piccolo solco dalle ultime cinque. Però il Napoli visto a Bergamo è ingiocabile per chiunque. Ci diceva prima il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, è vero, l'Eintracht è andata bene, eccetera, eccetera, però questo Napoli non deve preoccuparsi nessuno, non solo in campionato, ma anche in Europa. Immagino questo poi fa la differenza quando una squadra, ecco, sa di arrivare al Maradona contro questo Napoli, viene un po' con lo spirito del provarci, ma comunque anche un po' della squadra che sa che non parte certo favorito. Quello sicuro, ma io penso che Napoli abbia fatto dei grandissimi risultati, parlo di Coppa, vincendo con tanti gol di scarto, perché comunque sia con Liverpool, l'Ajax, altre squadre sono venute qui pensando di fare bottino pieno, di fare un buon gol, lo sta facendo intanto comunque in campionato. Penso che questo giro, tra virgolette, non voglio usare dei termini un po', penso che a Napoli sia andata bene come squadra, anche se comunque Tedeschi sono sempre delle brutte bestie, perché comunque sono duri da affrontare, sono duri da giocarci contro. Però come hai detto tu, il Napoli è partito bene, sta facendo bene, quest'anno ha una mentalità molto vincente, molto importante, quindi penso che veramente dovranno aver paura a venire a giocare sia da noi che da loro, perché comunque certo, Napoli anche fuori casa sta facendo tantissimi risultati. Mister, lei di gol ne ha fatti parecchi nella sua carriera, ma un calciatore come Victor Osimhen se lo sarebbe mai immaginato di vedere in una piazza come Napoli? Mi spiego, questo ragazzo ha una fame clamorosa, e basti vedere come è arrivato all'assist per la rete di Elmas, lottando contro un avversario molto scomodo, ostico, anche un po' burbero in campo come Demiral. Però calciatore Osimhen, che ha una voglia inarrivabile non solo di buttar giù la porta, ma di dare anche una mano ai compagni nel buttar giù la porta. Ecco, da compagno le avrebbe fatto piacere avere uno come Osimhen? E poi le chiedo ovviamente in questo momento che valore ha un calciatore come il nigeriano. No, sicuramente io vado subito alla tua ultima domanda. Per me sta diventando un trascinatore, ha veramente una voglia, una fame, ma ha voglia di vincere a Napoli, perché ha capito che comunque lo spirito di Napoli ha una città che tra virgolette ti sta vicino dal primo al centesimo minuto. Lo vede secondo me quando anche esce fuori dal calcio, lo vede la gente che comunque basta che tu fai bene, sì, i risultati, però basta che sudi la classica maglia e diventi subito l'idolo di questa gente. Il popolo napoletano ha voglia di vincere qualcosa di importante, Osimhen penso l'abbia capito, ma penso che l'abbiano capito comunque tutti, perché io non sento quest'anno
nessuno, soprattutto parlo degli attaccanti, perché abbiamo un pacchetto di attaccanti che fa veramente paura. Non sento nessuno che si è mai lamentato e che si lamenta, quindi questa è una gestione importante di Luciano. E penso che Osimhen comunque adesso sul mercato abbia, forse attualmente, lasciamo stare Haaland e questi giocatori qua importantissimi, penso che sia un pezzo pregiato di questo mercato sicuramente. Mercato che ovviamente è ancora lunghissimo, come lunghissimo ancora il campionato, però 6 punti di distacco dal Milan, secondo in classifica, e con questa la saluto, è un qualcosa che, ecco, a dirlo ad agosto, anzi già a fine luglio, inizio agosto, sarebbe stato impossibile da immaginare. Adesso è concreto e addirittura sale anche un po' il rammarico, magari per le gare contro il Lecce, contro la Fiorentina, con quei punti persi, però è un Napoli più bello di così, ma è difficile anche già da pronosticare. Ma io penso che comunque il Napoli stia facendo qualcosa di straordinario, anche se io all'inizio anno, prima di iniziare il campionato, l'ho sempre detto, questo era l'anno, tra virgolette, della rinascita del Napoli, ma soprattutto della forza di Luciano, di Spalletti. Ti ripeto, io faccio sempre lo stesso discorso, per me quest'anno è la sua squadra, è entrato l'anno scorso con tanti big, con tante persone che comunque caratterialmente erano importanti nello spogliatoio. Io penso che quest'anno lui abbia messo le basi l'anno scorso, ma quest'anno ha in pugno il Napoli, ha in pugno questa squadra, ha un pugno tutto, perché comunque il Napoli sta facendo un calcio, secondo me, straordinario, sia dentro che fuori. Lasciamo stare i primi 15-20 minuti con l'Atalanta, ma penso che Napoli comunque stia facendo un campionato straordinario. Dove va, detta calcio, detta legge, e poi ti ripeto. Sarebbe stato qualcosa di incredibile arrivare a più 8, a più 9 a queste giornate di campionato, e ma non diciamo niente, sì, non diciamo nulla, che meglio mister, sì, perché come sempre un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto, grazie, e alla prossima. Sempre un piacere, grazie tutto mille, buona giornata e forza Napoli. Grazie mille al grande Carmine Esposito, tra le altre cose ex bomber proprio dell'Empoli, negli anni in cui Luciano Spalletti transitava non solo da calciatore ma anche e soprattutto da giovanissimo allenatore. Tra un po' andiamo avanti anche con la nostra scaletta, quindi possiamo tranquillamente andare avanti anche con i nostri prossimi ospiti. Vi ricordo sempre il 380 127 2000 per i vostri messaggi, che potete scriverci anche su Facebook al nostro gruppo Punto Nuovo Sport Show, dove Ugo Cercello per esempio ci ha girato un'analisi anche molto lunga, provo a riassumerla. Intanto un urlo liberatorio per la vittoria contro l'Atalanta, perché dice: tutti noi tifosi dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra, non solo per le vittorie ma per quello come per quello che sta ottenendo e per come lo sta ottenendo. Bravura, forza fisica, tattica, organizzazione, c'è tutto. Poi si sposta anche sui fatti di cronaca, le auto rubate a Kim e Kvaraskelia, la lombalgia è finita, insomma tanti punti anche abbastanza un po' sconnessi, questa lunghissima analisi che però anche figlia ovviamente del momento, anche figlia dell'analisi a caldo di una squadra che sta davvero stupendo tutti. Alberto Polverosi, Corriere dello Sport, grazie mille per essere con noi. Ciao, grazie a voi. È un Napoli che sta stupendo tutti, ed è un Napoli che sta diventando anche difficile da commentare, perché a volte, lo diciamo spesso anche qui in diretta, Alberto, a volte diventiamo ripetitivi, ma è difficile non farlo quando una squadra, anche senza un punto forte come Kvaraskelia, come il Napoli, va a Bergamo, vince in rimonta contro una squadra che è in formissima e in grande salute, insomma è davvero difficile aggiungere altro. Sì, la squadra che sta meglio in assoluto, la squadra più forte, la squadra più bella, è la squadra che raccoglie risultati e complimenti. È difficile trovare altri spunti per il Napoli, perché sono stati detti tutti: la forza dei singoli, la forza del collettivo, l'idea del calcio che ha Spalletti, che credo abbia raggiunto, come dire, l'espressione massima della sua carriera in questa fase di partita, anche se ci sono state grandi squadre, la prima Roma sua, l'Empoli suo, a livello più basso, a livello di classifica intendo, di dimensioni più basse, a livello più alto
Spalletti è sempre stato un allenatore che ha puntato sul calcio propositivo, sullo spettacolo, sul bel gioco. E è stato detto tantissimo del Napoli, tantissimo. È difficile, è veramente difficile trovare spunti nuovi. Ha un centravanti che per tutti, no, è l'attaccante della profondità, però quando sale di testa è una cosa incredibile. Il gol che ha fatto a Bergamo è solo l'ultima dimostrazione. Una torsione all'indietro dopo un balzo a quella maniera. È difficile, francamente difficile trovare uno spunto in più, così come è difficile trovare un aspetto negativo nel Napoli, un punto debole. Io con tutta la buona volontà non ci riesco, non l'ho trovato. Ecco. Punti deboli dovrà trovarne però per forza l'Empoli di Zanetti, una sfida che ha sempre celato anche tante amicizie, tanti rapporti, anche tanta storicità, perché basti vedere il rapporto che ha Luciano Spalletti con la piazza di Empoli, ma già solo Capitan Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski, non è mai una gara banale Napoli-Empoli. Sì, l'unica forza dell'Empoli è il ricordo dell'anno scorso, quando mi pare che il Napoli fece qualcosa ma 32-33 tiri e occasioni da gol eccetera, e l'Empoli con un colpo di nuca di rimbalzo di Cutrone, se non mi sbaglio, fece gol e vince la partita. Ecco, è l'unica speranza che ha l'Empoli è quella lì, è così come al ritorno proprio l'Empoli chiuse definitivamente le speranze scudetto, spense definitivamente le speranze scudetto del Napoli con 3-2 rimonta. Quindi c'è una differenza enorme. Empoli peraltro quest'anno secondo me è stato molto indebolito rispetto all'anno scorso. L'anno scorso aveva a inizio stagione i primi due registi del prossimo decennio, di questo e del prossimo decennio, che sono Ricci e Aslani. Aveva Pinamonti in attacco, aveva Zurkowski in mezzo al campo che alla fine ha fatto 6 gol, aveva Di Francesco in avanti, aveva Viti in mezzo alla difesa, e questi ragazzi, come è nella politica dell'Empoli, del resto sono stati ceduti tutti a squadre con più ambizioni e più danarose dell'Empoli, e al loro posto sono arrivati giocatori per ora non del loro livello, anche se devo dire che Zanetti sta facendo un ottimo lavoro, perché 14 punti in 13 partite è una buona media scudetto, una buona media salvezza, vista il livello tecnico di questa stagione, ma anche gli altri, oggi l'Empoli sì, rischia, sarà in lotta perché è la sua dimensione, però nonostante l'indebolimento secondo me ha buone speranze di salvarsi. Al netto ovviamente del turnover e al netto anche delle alternative, che in questo momento è anche un delitto parlare di tali, perché il Napoli sta dimostrando che anche i calciatori che giocano meno, i titolari del secondo tempo, come li chiama Spalletti, sono assolutamente all'altezza di chi, degli assenti o anche di chi a quel giro si siede tranquillamente in panca. Però inutile girarci intorno, quanto peserà l'assenza di Kvaratskhelia e quanti sogni tranquilli farà dormire a un pelo di più a uno come Zanetti, che quantomeno avrà un pensiero in meno per la trasferta del Maradona? Sì, ma è un pensiero in meno, però se metterà Spadoni da quella parte, certo, Giorgiano è destinato a diventare il grande del 2000, di questo decennio, però per l'Empoli è sempre complicato. Cioè la Spadoni è un giocatore, dico la Spadoni per dire Politano, per dire Elmas, che sembrava uno, come dire, non dire ai margini, ma un po' più in ombra degli altri, e sabato ha vinto la partita. Spezzanetti francamente cambia poco, che ci sia o non ci sia, nel senso che la sua preoccupazione resta la stessa. Può cambiare per il Napoli, perché magari l'Empoli si chiude un po' di più, anche se non è nelle sue corde chiudersi, non è proprio nel modo di giocare di Zanetti, però, e quindi se si chiude un po' di più
c'è bisogno più dello scatto, del dribbling, ma sia Raspadori che Politano, che Elmas, che Lozano, è un problema, cioè, gli esterni a sinistra ha un buon giocatore Empoli, che è Parisi, molto bravo, non ha un gran fisico ma è un terzino sinistro vero, a destra ha un ragazzo come Buey, in mezzo a due centrali di una certa esperienza, ma non siamo a livello, Empoli non è a livello sulla carta per reggere l'urto di questo Napoli, non ce l'ha. Poi sai, le partite sono strane, che un episodio cambia e come è successo l'anno scorso può succedere anche quest'anno, francamente, no? Può accadere che Napoli produca 30 tiri, ma con, se ricordo bene, almeno 6-7 palle gol nitide e un rimbalzo di testa, tu vinca la partita. Città, è il bello del calcio, no? È il bello del calcio. Ma anche ma un po' sulla meno carta per i tifosi del Napoli, non c'è partita. Certo, dicevo, è il bello del calcio, magari un po' meno per i tifosi del Napoli, questo va. Sì, in quel caso lì, ma altre volte magari in passato il Napoli ha goduto di episodi favorevoli. È così, grazie a Dio, per questo c'è passione al calcio, perché niente è scontato, se no sarebbe troppo facile, sarebbe troppo noioso poi. A Napoli-Empoli finisce il primo tempo 0-0. E tu cominci a avere, come dire, a dire, ma oggi non ce la faccio. Entrano in gioco emozioni belle, positive, non fossi l'Empoli, di sicuro l'Empoli arriva con l'animo leggero. Non ha niente da perdere, è una classifica sufficiente, più che sufficiente, un gioco nonostante l'indebolimento di cui ti ho parlato, l'indebolimento tecnico, un gioco che ha messo in difficoltà il Sassuolo, il campionato dell'Empoli, del resto è con Sampdoria, Verona, Spezia, Lecce, Monza, sono queste le squadre in cui ma questo succede da anni, non da quest'anno. Sono due campionati, uno che per ora sta conducendo il Napoli alla stragrande, con il Milan dentro, e chissà se riusciranno a recuperare altre, e poi quello per la salvezza. E quindi, insomma, la forza dell'Empoli sarà la leggerezza d'animo, ecco, l'unica cosa su cui può contare l'Empoli. Mentre il Napoli, Napoli deve vincerla, no? non c'è discussione. Con questo titolo, Alberto, ci salutiamo, è stato un piacere averti qui a Radio Punto Nuovo. Alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao. Un abbraccio ad Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport. Ancora uno stop and go, poi torniamo ancora con tanti ospiti. Che riparte dando il ben ritrovato ai nostri microfoni a Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, grazie mille per essere con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Domani dovrebbe ancora mancare Kvaratskhelia al 99,9%, ci lasciamo sempre quello 0,01 per la provvidenza, anche se, come illustrato da un video di Sport Italia all'uscita del centro sportivo, insomma, ha fatto un cenno di ok ai giornalisti presenti per tranquillizzare un po' tutti. Però l'assenza di Kvaratskhelia non è sembrato un problema per il Napoli a Bergamo, oppure esageriamo? C'è comunque qualcosa che si è sentito nel non vedere il georgiano in campo al Gewiss Stadium? No, io parto dal principio che sempre è meglio averlo in campo che non averlo, quindi non è che non cambi qualcosa, diciamo che non cambia molto, e questo è uno dei lati positivi di questo Napoli, perché fa sopperire ad assenze importanti, l'ha fatto con Osimhen all'inizio, l'ha fatto in questa partita anche con il georgiano, quindi che ci sia è meglio, però non vale neanche la pena rischiarlo. Se non ce la fa con l'Empoli, si vedrà di metterlo in campo con l'Udinese, poi ci sarà la sosta, quindi tutti tranquilli. Gara contro l'Empoli che lo scorso anno è stata un po' una trappola, ce lo ricordava prima anche il collega Polverosi, il Corriere dello Sport, con i 30 tiri del Napoli, invece il mezzo con la nuca di Cutrone che decise la partita. Questo però è un Napoli un po' diverso, forse tolto il passo falso con Lecce, è un Napoli che è maturato contro le piccole? È un Napoli che ha trovato
le dinamiche giuste, sia come gioco, sia come preparazione, sia come libertà anche mentale e anche come come dire, come rapporti probabilmente nello spogliatoio. Questo è un gruppo che si diverte anche ed è il segreto per molti successi, quello di avere un gruppo che prima è gruppo e poi è squadra. Quindi certo, l'Empoli ci ricorda anche brutte cose, no? Però è vero anche che il Napoli è cambiato anche l'Empoli. Non mi sembra che questa Empoli sia una squadra, come dire, molto molto temibile, da rispettare assolutamente, però insomma nelle ultime sei ne ha perse tre, una l'ha pareggiata e due l'ha vinta, insomma, quindi è una squadra che ha anche il secondo peggiore attacco, se vado un po' a mente, ma penso sì, che sia così, il secondo peggiore attacco della Serie A, quindi non mi sembra proprio un Empoli che possa far paura ad un Napoli capace di avere i ritmi e la concentrazione e la capacità di gioco che sta avendo in questi ultimi tempi. Può spaventare invece l'Eintracht in Champions? L'Eintracht, innanzitutto, se ci avessero detto sceglietevi l'avversario, avremmo messo il Bruges sì, al primo posto e l'Eintracht al secondo probabilmente, no? Quindi è giusto che arriva agli ottavi di Champions, deve essere comunque tenuto e rispettato, però io credo che il sorteggio per una volta tanto non sia stato come dire, molto molto complicato per il Napoli, molto sfortunato per il Napoli. È sicuramente una squadra alla portata del Napoli e il Napoli io lo vedo superiore a questa Eintracht che in campionato non è che stia facendo neanche delle cose fantastiche, l'avrete già fatto un esame all'Eintracht, no? E quindi in campionato, ma soprattutto è una squadra che prende un sacco di gol, ne fa, ne ha segnati 27 mi sembra, però prende un sacco di gol ed è una delle peggiori difese del campionato tedesco, quindi c'è una particolarità, bisogna stare attenti ad una cosa, cioè che il suo centravanti, diciamo quello che è detenuto centravanti o ala, che è Moani, francese originario del Congo, è più bravo negli assist che nei gol, mentre invece i due, il mediano e il diciamo l'interno di sinistra, che sono Kamada, giapponese, e Lindstrom, sono i due che poi vanno più a segno perché si inseriscono molto. Ecco, questo è l'Eintracht. L'Eintracht c'ha un centravanti che è un po' una trappola, è una, come dire, un'esca, e poi si inseriscono i centrocampisti. Per salutarci, Ciccio, guardando invece il risultato anche delle altre della Serie A, la vittoria della Lazio e la vittoria della Juventus sono due buone notizie per il Napoli, oppure era meglio augurarsi in due pareggi e anche evitare che la Juventus tornasse a farsi sotto anche per i primi posti? Beh, usciamo fuori da ogni riserva e anche da ogni prudenza, ma questo Napoli non può preoccuparsi della Lazio e della Juve che vincono, per il gioco che fa e per il vantaggio che ha saputo acquisire. La Juventus può diventare adesso una squadra da seguire con maggiore attenzione, perché la Juventus è una di quelle squadre che non muoiono mai. E poi se è corretto, se ricordo, è a 4 punti dal Milan, è a 4 punti dal secondo posto. Sì. Quindi sarà una squadra come dire, con la voglia di risalire, però insomma il Napoli ha un bel vantaggio e il Napoli gioca assai meglio delle altre in questo momento, quindi certo che il Napoli pensi a se stesso, senza parlare, devono essere gli altri a preoccuparsi del Napoli più che il Napoli che degli altri. Ciccio, sempre un piacere averti qui a Radio.Nuovo, alla prossima. Piacere per me, arrivederci, un saluto a tutti. Un abbraccio a Ciccio Marolda, una delle firme più riconoscibili del nostro giornalismo. Tra 20 secondi ancora con tanti ospiti, non solo verso Empoli ma anche verso quest'ultima settimana di campionato. Tra poco.
che riparte quando sono le 14:31. Tra un po' ancora con tanti ospiti al nostro telefono, vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Siamo anche un po' in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione Kvaratskhelia, che comunque non dovrebbe figurare tra i convocati. Intanto ha parlato il direttore sportivo dell'Eintracht di Francoforte, Marcus Krosche, che ha presentato, ovviamente ha commentato quello che è stato il sorteggio di Champions League contro il Napoli. Bisognava aspettarsi un avversario difficile, dice Krosche. Da parte nostra possiamo dire che faremo di tutto per passare al turno successivo. Il Napoli non credo siano poi così super felici di averci pescato come avversario agli ottavi. Marcello Altamura, Cronache di Napoli, che dici? Napoli è felice invece di aver pescato l'Eintracht? Buongiorno, buongiorno. Beh, io credo che l'Eintracht era l'avversario, diciamo, no? Il secondo preferito dopo il Bruges, perché era un avversario comunque un po' più abbordabile. Lo spauracchio era il PSG, la seconda scelta, diciamo, da evitare era il Borussia Dortmund, perché comunque ha una tradizione, ha un campo difficile. L'intermedio era l'Eintracht Francoforte. Poi è chiaro che non stiamo parlando del torneo della parrocchia, non si può pescare la squadra dell'oratorio nell'urna di un ottavo di Champions League. Si pescano squadre che sono al top in Europa. L'Eintracht Francoforte ha vinto la scorsa Europa League, è una squadra difficile, però io credo che non ci si debba nascondere dietro a un dito. Il Napoli in questo accoppiamento è favorito, parte favorito, poi dopo magari esce e sono smentito, però sulla carta, vedendo i valori, il Napoli è favorito. Napoli favorito ovviamente anche contro l'Empoli, seppur l'assenza di Kvaratskhelia, però è un Napoli che si sta anche conoscendo senza il Giorgiano, perché tolto la panchina contro il Lecce e contro i Rangers comunque è sempre stato presente, è sempre stato fondamentale. È un Napoli diverso quello che hai visto a Bergamo senza le scorribande dell'ex Rubin Kazan? Beh, è chiaro che è un Napoli che perde, insomma, bollicine, no? Perde quel pizzico di frizzante che Kvara può dare anche da una giocata individuale, un dribbling, uno a fondo. Però è una squadra che comunque ha dimostrato a Bergamo di essere molto solida, una squadra molto quadrata, soprattutto è una squadra, e questo secondo me è il grandissimo merito di quest'anno di Luciano Spalletti, è una squadra che non perde mai di lucidità anche quando va sotto. Cioè il Napoli è stato capace di rimontare in 12 minuti il gol di Lukman sul rigore, poi nel secondo tempo ha sofferto, perché oggettivamente ha sofferto, però non ha dato mai l'impressione di vacillare, di dire ok, da un momento all'altro prende il gol del pareggio. No, ha resistito, ha incassato come un buonissimo pugile i colpi dell'Atalanta, che ha avuto anche le sue occasioni, però poi dopo è ripartito e poteva fare il 3-1 con Simeone, che ha sbagliato di centimetri, per cui è una prova veramente da squadra matura, da grande squadra. Noi per anni abbiamo detto beh, la Juventus di Allegri o di Conte gioca male, però vince le partite e quindi vince i campionati. Il Napoli adesso è diventato simile a quella squadra, aggiungendo che comunque ha più qualità del gioco, ha più qualità anche magari generale negli interpreti, però è una squadra spietata, una squadra cinica che vince le partite anche senza dominare, e questo secondo me è un upgrade importante quando devi vincere. Napoli che adesso avrà la gara con l'Empoli, la gara con l'Udinese, poi la sosta, la grande temuta sosta del Mondiale. È una bella notizia, proviamo a vederla così. Cioè, l'unico auspicio che possiamo darci è che sia utile a questa squadra, ma sarà davvero così? Ma sai, la sosta mondiale è un'incognita per tutti, nel senso che è vero che quando tu magari c'hai l'onda positiva, no? Come si dice nel basket, la striscia, no? Il tiratore di strisce che mette quattro triple in fila, e quindi magari l'allenatore non lo toglie perché gli può mettere la quinta. È vero che magari fermare quest'onda positiva è controproducente, però è anche vero che è un'incognita per il Napoli, ma è un'incognita pure per le altre, perché questa è una situazione
inedita anche da un punto di vista gestionale, fisico, tecnico degli allenamenti. Ci sono giocatori che partono, però altri giocatori che restano, quindi bisognerà gestirli, bisognerà vedere se Spalletti e il suo staff opteranno per un richiamo di preparazione, insomma è una situazione anomala, però è una situazione anomala non solo per il Napoli, anche per gli altri. Poi è chiaro che è un'incognita, perché potrebbe essere tanto, come dire, importante rifiatare un mese e mezzo, ma potrebbe essere anche controproducente. In questo momento non si può dire, però è un'incognita, ed è un'incognita che vale per il Napoli ma vale anche per gli altri. Incognita mondiale, e l'abbiamo affrontata. L'incognita invece non è più l'impatto che sta avendo Victor Osimhen da quando è subentrato dall'infortunio in poi, praticamente quasi sempre a segno, la tripletta col Sassuolo, il gol e assist a Bergamo contro l'Atalanta. Questo ragazzo si sta prendendo finalmente il Napoli, perché vuoi un po' per gli infortuni, vuoi un po' anche per le circostanze, non è mai riuscito forse ad essere il vero e proprio trascinatore di questo Napoli. Sì, sicuramente c'è anche un, come dire, un linguaggio diverso del corpo, no? Come dicono quelli bravi, sì. Anche per gli atteggiamenti. A me ha colpito a Bergamo, io sabato ero a Bergamo, dopo il rigore di Lukman è stato il primo a battere le mani, a incoraggiare i compagni dicendo ok, andiamo a riprenderla, non è successo niente, abbiamo subito un gol, ripartiamo. Ecco, questo atteggiamento probabilmente lo Osimhen di qualche tempo fa non l'avrebbe avuto. Invece questo è un giocatore che è consapevole del ruolo importante di leader, e penso che paghi anche un lavoro che anche durante l'estate con Spalletti, che lo ha avuto a disposizione in ritiro, è stato fatto, perché lui l'allenatore ha sempre detto che Osimhen si deve responsabilizzare, deve diventare un giocatore importante. E questa cosa sta avvenendo, perché Victor sta crescendo non solo come rendimento ma anche da un punto di vista di personalità. Ecco, proprio perché eri a Bergamo, hai vissuto anche purtroppo quello che è stato l'ambiente orobico, dico purtroppo perché ancora tanti cori contro la città di Napoli, contro i napoletani, contro anche i simboli culturali e non di questa terra, soltanto 25.000 euro di multa. Fa un po' sorridere che nel 2022 si parli ancora di certe cose, noi lo ripetiamo sempre, ci cadono quasi le braccia ogni volta, però manca forse qualcosa anche nel sistema di giustizia sportiva che possa far effettivamente pagare quello che va pagato in certi sensi, perché una piccola multa del genere è quasi irrisorio, non restituisce neanche forse la gravità dell'episodio. Il problema è che tu dicevi bene, a monte la giustizia sportiva, le pene pecuniarie, quindi le multe, sono irrisorie. Il problema è che bisognerebbe toccare le società su quello che hanno gli sta più cuore, cioè i punti. Quindi se tu fai cori di discriminazione territoriale e cori razzisti, ti comincio a levare i punti in classifica, però purtroppo poi questo c'ha un rovescio della medaglia, perché poi magari le tifoserie prendono questo meccanismo troppo potere. Ma non solo, poi diventi ostaggio delle tifoserie. Purtroppo la giustizia sportiva, basta vedere sfogliare i dispositivi del giudice sportivo, hanno sancito che il razzismo nei cori razzisti nei confronti di Napoli e dei napoletani sono autorizzati. In realtà è questo, perché voglio dire, la curva del Verona che non viene addirittura chiusa, o la curva dell'Atalanta che insulta e dice San Gennaro Terun, diciamo con un misto tra blasfemia e razzismo. È chiaro che se paghi una multa, poi dopo sono tutti al loro posto. Allora il problema è che non si vuole mettere mano a questo problema, perché tutti gli stadi ormai sono dotati di videosorveglianza, li conoscono benissimo le forze dell'ordine, questi signori che lanciano nelle curve questi cori razzisti e discriminatori. Purtroppo molti di questi sono, come ha dimostrato l'episodio della curva nord dell'Inter, no? Dove il capo ultra ucciso era un narcotrafficante,
Purtroppo questi signori sono impegnati in altro e quindi è un andazzo che ormai va così. Marcello, purtroppo va così, però è sempre un piacere averti qui a Radio Punto Nuovo. Alla prossima. Grazie. Grazie a voi, un abbraccio. Grande abbraccio a Marcello Altamura, cronache di Napoli. Invece tra 40 secondi chiudiamo con l'ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show, ancora in salsa Napoli-Empoli, ma ancora con tante notizie, perché forse abbiamo un aggiornamento su Kvaratskhelia, tra poco. L'aggiornamento purtroppo non è una bella notizia, perché ci arrivano ulteriori conferme che domani Kvaratskhelia allora non sarà della partita. Davvero c'è una percentuale pressoché nulla di vedere il georgiano tra i convocati domani. Ovviamente aspettiamo anche delle lucidazioni dal Calcio Napoli, però le notizie che arrivano, nonostante l'ottimismo, è anche quello di un Napoli che non vuole forzare nessuno. Lo abbiamo imparato a vedere anche nella gestione di Osimhen, nella gestione di Anguissa, a tratti anche nella gestione di Rachmani, che ovviamente non è stato accelerato in vista delle ultime partite del 2022, ma lo si è preso a libretto. 2023 si entrava poi in quel range di tempo per il recupero del kosovaro, che ritroveremo nel nuovo anno. Stessa cosa dicasi per Kvaratskhelia, non che ritroveremo il prossimo anno, ma che non c'è nessuna voglia di rischiare, di forzare questo ragazzo. Il Napoli ha dimostrato a Bergamo di avere delle armi vincenti, e le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti sono fondamentali anche per capire qual è l'umore e la gestione di questo gruppo, perché dire, citando Spalletti, che questo Napoli abbia vinto anche seppur l'assenza di Kvaratskhelia è una mortificazione per chi va in campo, una mortificazione per chi prende il suo posto, è qualcosa di scorretto nei confronti di un Elmas, nei confronti già solo di un Raspadori che magari subentrano direttamente, ma nei confronti di tutta la squadra, che Kvaratskhelia, per carità, calciatore fondamentale, totale, sta dando tutto al Napoli ed è forse l'astro nascente del calcio mondiale a tutti gli effetti. Però Alessandro Budel, tra le altre cose ex Empoli, grazie mille per essere con noi. Con la buona pace di Kvaratskhelia, a calcio si gioca in 11 e si può vincere anche senza un calciatore che in questo momento sembrava irreprensibile, fondamentale come il georgiano. Sì, assolutamente, ma ha dimostrato più volte che comunque il Napoli può fare a meno anche di giocatori molto importanti come Kvaratskhelia, perché quest'anno veramente credo che il Napoli abbia delle alternative veramente importanti, forse più di ogni altra squadra del campionato. Napoli che ha dato una spallata decisa al campionato contro l'Atalanta, che ha mostrato anche cose molto interessanti in questo weekend, però, dove abbiamo raccontato anche la sconfitta della Roma, la sconfitta dell'Inter, sta venendo fuori che forse il Napoli è la squadra non solo più solida, ma anche quella più convinta, quella più costante, quella più continua. Per ricordarci che anche l'anno scorso, comunque, negli scontri diretti il Napoli ha sempre fatto bene, alla fine poi è andato a perdere il campionato con le squadre magari di bassa classifica, ha perso 6 punti con l'Empoli, è andato a perdere altri punti importanti con lo Spezia, quindi secondo me il Napoli, se quest'anno dovesse imparare dai fatti esordi, gli errori commessi l'anno scorso, credo che a parte il Milan poche squadre possono stare dietro, perché ormai è una consapevolezza sia nel gioco che nella testa che credo sia davvero unica. Ecco, le piccole, domani arriva l'Empoli e anche qui bisogna fare attenzione. Qual è l'errore che non deve fare allora il Napoli dopo una settimana del genere e anche in vista di una chiusura di 2022 del genere? Ma sulla carta può sembrare una partita facile, quella comunque con il Napoli, scusa con l'Empoli, perché comunque è una squadra di medio-bassa classifica, però sappiamo bene che l'Empoli ha poco da perdere, ha comunque un gioco che mettere in difficoltà lo stesso il Napoli, perché non tenderà sicuramente a stare bassa, ma cercherà di fare la propria partita, e quindi credo che sicuramente questa partita nasconda delle grandi sfide. Il Napoli deve essere intelligente a approcciare in una maniera giusta questa partita, come sta facendo quest'anno in generale, e poi non credo che avrà molti problemi. Tu hai vissuto tanti spogliatoi nella tua carriera, però c'è sempre un aspetto che mi intriga molto quando sento parlare Luciano Spalletti, quando anche nel quotidiano raccogliamo un po' anche quelle che sono le notizie dal ventre, dalla pancia, dallo spogliatoio di questa squadra. Quello di uno Spalletti che è riuscito a mettere tutti al centro. Mi spiego molto rapidamente. Con Elmas, per esempio, la polemica, forse è stato uno dei pochi nei di questo inizio di campionato, il fatto che abbia anche un po' stuzzicato sui social lo stesso allenatore per essere sempre in panchina. Poi va a titolare in una partita pesantissima come quella di Bergamo, non solo la decide, ma torna sui propri passi, scherza, si abbraccia con Spalletti.
come fa un allenatore a tenere così tutti sulla corda, anche se alcuni sono palesemente magari alternative o riserve di altri titolari? Intanto devi essere fortunato che le cose tra virgolette vadano bene, no? Perché quando le cose vanno bene è difficile anche criticare un allenatore, perché poi vuol dire che sta facendo la cosa giusta, quindi anche comunque più semplice. Poi credo che Spalletti dal punto di vista abbia sempre parlato del gruppo, quando lo è in generale, nelle proprie squadre, quindi che si vede anche, no? Nell'atteggiamento. Poi pare che deve fare delle scelte, però credo che far sentire tutti importanti penso sia comunque una delle sue qualità. Capisce benissimo che quelli che stanno fuori sono quelli dell'attenzione che danno tanto anche durante la settimana, no? Che tengono alta intensità degli allenamenti, che danno stimoli a quelli che giocano. Poi è normale, lui deve fare delle scelte, secondo me su questo è un maestro lui. Un maestro anche nel gestire quelli che sono un po' i momenti del campionato. Allora mi riservo proprio un'ultima domanda prima di salutarti. È un Napoli che forse è il culmine del lavoro di Luciano Spalletti all'interno della sua carriera? Abbiamo visto tante belle parentesi, la parentesi con la Roma, la parentesi con l'Empoli, anche all'Inter ha fatto benissimo, l'Udinese che è tornata in Champions, era arrivata in Champions proprio con lui. Però questo Napoli rischia di essere il punto più alto della carriera di Luciano Spalletti? Scusa, non ho capito l'ultima parte. Se questo Napoli può essere il culmine del lavoro di Luciano Spalletti. Sì, secondo me assolutamente. Penso che Spalletti qua stia facendo un grande lavoro, no? Naturalmente poi deve portare a casa un risultato che può essere quello dello scudetto e far tornare a far sognare Napoli. Ma penso davvero che ci sia sia stato un cambiamento, no? Tutti quanti i natori sono partiti da Napoli abbiano dato qualcosa, ma credo che lui dal punto di vista mentale, di approccio e come gruppo proprio stia facendo svoltare il Napoli, lo sta dimostrando quest'anno. L'anno scorso ci è andato vicino, secondo me il Napoli l'anno scorso poteva comunque fare anche meglio, arrivare in posizione di classifica migliore e puntare decisamente lo scudetto. Non credo che quest'anno se lo farà sfuggire per l'atteggiamento che ha avuto fino ad ora. Poi è anche vero che poi il Napoli poi verso marzo comunque solitamente ha un po' un calo, no? Magari in alcune predecisive va a mancare l'appuntamento decisivo, però non credo che quest'anno ricommetta l'errore, perché vede veramente una squadra concentrata e con grandi valori. Grazie mille Ale per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a voi, a presto, ciao. Ringraziamo Alessandro Budel che è stato anche il nostro ultimo ospite. Mi riservo ancora qualche minuto prima poi di avviarci verso la chiusura, perché abbiamo ancora tanti messaggi da leggere. Vi ricordo anche il 380 127 2000 se in extremis volete partecipare con noi anche a qualche analisi post Atalanta-Napoli e in vista poi della sfida contro l'Empoli, perché diceva bene Budel, l'anno scorso il Napoli ha sofferto contro le piccole, ha sofferto anche nel tenere magari alto il risultato e la barra quando serviva farlo, qualche passo falso, è vero, anche gli episodi non sono sempre stati favorevoli, però quest'anno sta servendo fare uno step sotto questo punto di vista. Tolto la sofferenza con lo Spezia, la sofferenza anche in rimonta a Cremona, magari la partita contro il Bologna che in altri tempi, in altre stagioni si sarebbero addirittura perse, invece no, questo è un Napoli che sta davvero dimostrando di avere la testa nel carro armato, di avere la voglia di andarsi a prendere un risultato che è soltanto mancato negli ultimi anni, soltanto mancato. Poi per il resto c'è sempre andato vicino, forse l'ha anche meritato più di tante altre situazioni in un passato anche non troppo lontano. Quindi bisogna dire che questa squadra sta crescendo, deve continuare a farlo con l'incognita mondiale che ovviamente ci spaventa, perché tra i tanti messaggi che adesso anche ora sto recuperando nel gruppo c'è un po' la paura della sosta, però è una sosta che colpisce tutti. Alcuni di voi, per esempio come Mario, fa il paragone con la Lazio del Covid, ricorderete, no? Prima della sosta per la pandemia la Lazio era praticamente lì a spalla a spalla con la Juventus di Maurizio Sarri a lottare per lo scudetto, addirittura non dico da favorita ma da squadra nettamente più in corsa, più in forma, anche con lo scontro diretto vinto all'Olimpico. Poi dopo la sosta per la pandemia si rientrò in campo e a quel punto la Lazio era una lontana parente della Lazio vista fino a quel momento, fino alla fine di febbraio. Questo spaventa, però c'è da dire che sono due soste diverse. In primis si
può continuare a giocare a calcio. Non è che si fermano gli allenamenti, si fermano le preparazioni, si torna a giocare d'estate, si torna a giocare anche in orari un po' scomodi e a ritmi molto scomodi. Molti calciatori saranno comunque sotto allenamento con le proprie nazionali, continueranno ad avere il ritmo partita con le rispettive selezioni. Chi resta a Napoli si allena tranquillamente alle disposizioni del Napoli e sarà un po' come un nuovo inizio di stagione, sarà come una sorta di nuovo ritiro, ovviamente con i carichi che cambieranno visto che comunque siamo in corsa. E poi a gennaio tocca incrociare le dita, ma non è un discorso che vale solo per il Napoli, è un discorso che vale per tutte le altre squadre del campionato, perché nulla vieta che al rientro alla sosta il Milan abbia un ulteriore exploit oppure possa affossarsi in ulteriori vicende. Mirko Calemme per esempio in apertura ricordava la questione mercato con Leao. Ecco, sono tante variabili che vanno aggiunte quando si parla di rientro alla sosta. Sarà qualcosa che tutti quanti dovranno affrontare. Poi se uno fa il discorso egoistico con il Napoli, la fortuna del Napoli è che non ha avversari in questo momento non impegnate nelle coppe, al netto dell'Atalanta che forse, nonostante abbia recuperato anche Palomino perché è stato assolto a proposito in giornata per la questione antidoping, però tolto l'Atalanta nessuna è libera da altri impegni anche europei. Sarebbe stato molto pericoloso, lo ricordavamo settimana scorsa, se la Juventus per esempio finiva ultima nel proprio girone e poi praticamente si trova a fare il 2023 senza coppe europee, con i rientri di Pogba, con il rientro al 100% di Chiesa che ieri è tornato a giocare anche in Serie A, con Miretti e Fagioli che si stanno inserendo ulteriormente in questo gruppo, con Kostic che ieri si è preso anche un po' la Juventus per mano, con Vlahovic che rientra all'infortunio. Insomma, una Juventus del genere faceva anche paura con una sola partita a settimana. Ma per fortuna del Napoli e delle altre farà l'Europa League, la farà contro il Nantes ai playoff, e quindi questo significa che è anche un modo per poter andare avanti e magari provare a mettere qualcosa di interessante, di intrigante in Europa, mentre il Napoli e le altre avranno i rispettivi impegni. Lazio e Roma forse hanno qualcosina in meno in questo momento delle milanesi nella corsa a scudetto con il Napoli, però anche qui, tolto il Milan, l'Inter vista ieri allo Stadium è un Inter anche un po' che ha fatto anche un po' tristezza nel secondo tempo, perché se nel primo forse aveva messo in mostra anche qualcosa di simpatico, di interessante, anche di pericoloso verso la difesa della Juventus, nel secondo tempo la Juventus ha strameritato, l'Inter completamente scomparsa dal campo. È vero, la rete divorata da Lautaro Martinez avrebbe potuto cambiare il risultato, metterlo sull'1-1 a decine di minuti, dalla fine in parità. Però poi è scomparsa completamente. È vero, la rete annullata a Danilo, però la Juventus ha strameritato il confronto con l'Inter, che resta in questo momento la big che ha più problemi, anche la big che deve un attimo ritrovarsi non solo in campo, direi anche fuori, se guardiamo poi anche la questione bilanci. Ancora un messaggio, vediamo se qualcun altro ancora ci ha scritto qualcosina proprio mentre siamo agli sgoccioli. Giuseppe Urciuolo, lunghissima analisi, provo, amico mio, a riassumerla il prima possibile. Allora, il gioco è fluido come e liscio come l'olio, un mix perfetto che non può che portare a queste conseguenze. Osimhen al momento il capocannoniere, ha giocato poco. In tutto questo, ben di Dio, aggiunge un calciatore come Kvaratskhelia, che le sue doti ormai sono note a tutti, ovviamente in riferimento alla gara contro l'Atalanta. Miglior attacco e anche miglior differenza reti tra gol fatti e subiti in Serie A, insomma. Quindi non stressate troppo questo Napoli e sognate, esultate e venerate quanto più possibile il lavoro di Spalletti, perché i presupposti per scrivere la storia ci sono tutti. Quindi è un Giuseppe Urciuolo molto molto ottimista, che non bada troppo alla scaramanzia, ma vedo che ormai in tanti tra quelli che ci scrivete la scaramanzia l'hanno lasciata un po' a casa, perché un Napoli del genere ti fa anche dimenticare di essere scaramantico. Un Napoli che davvero mostra di avere tutte le carte in regola e che mostra di avere tutti i posti giusti, avere tutti i tasselli giusti al posto giusto per poter poi sognare qualcosina di grande. Prima di salutarci, ulteriore aggiornamento su Kvaratskhelia, più che aggiornamento è un recap della sua situazione. Lombalgia ancora presente, sarà ancora out contro l'Empoli, questo ve lo possiamo confermare al 99%, l'1% ce lo lasciamo sempre perché i colpi di scena nel calcio sono dietro l'angolo, però il Napoli non ha voglia di rischiarlo, soprattutto ci sarà forse domani
un check nella mattinata, ma oggi ha saltato l'allenamento, quindi al massimo può rientrare tra i convocati e accomodarsi in panchina, proprio in questo 1% di speranze. Però il Napoli non lo rischierà, evidentemente cercherà di aspettarlo poi per la gara contro l'Udinese, che comunque è vero, non vince dalla gara col Verona di Malbente Godi, quindi da più di un mese, però è una squadra che può sempre rompere le scatole, anche al Napoli che in questo momento sta attraversando un grande momento magico, però questa doppia in casa prima della sosta mondiale per il Napoli non deve essere, come posso dire, motivo di rilassamento, anzi bisogna restare sulla corda, perché l'Empoli l'anno scorso ha fatto lo scherzetto con un tiro di nuca, praticamente con un rimpallo. L'Udinese comunque storicamente un po' le scatole al Napoli le ha sempre rotte in casa al Maradona, quindi massima attenzione. Siamo però giunti alla fine del nostro appuntamento, io vi ringrazio per averci seguito in queste due ore di sport, vi ricordo che lo sport non torna direttamente domani alle 13, ma torna già oggi dalle 20 con il meglio della nostra giornata, tornerà ovviamente con il meglio anche su quanto riguarda le ultime dalla Campania per Napoli, Salernitana, Benevento e tutta la Serie C. Insomma, detto questo, da Alessandro Montano è tutto, appuntamento a domani con Punto Nuovo Sport Show, io vi lascio al palinsesto, al pomeriggio, alla buona musica di Radio Punto Nuovo. Ciao!